Grazie Presidente. Oggi tengo ad onorare in quest'Aula la memoria di Fabrizio Quattrocchi, ucciso il 14 aprile di 17 anni fa in Iraq, dove lavorava per una compagnia di sicurezza. Fabrizio Quattrocchi è stato insignito di una medaglia d'oro al valor civile alla memoria, poiché vittima di un brutale atto terroristico rivolto contro l'Italia. E con eccezionale coraggio ed esemplare amor di patria affrontava la barbara esecuzione tenendo alto il prestigio e l'onore del suo paese. È stato preso in ostaggio a Baghdad il 13 aprile 2004 insieme ai colleghi Umberto Cupertino, Maurizio Agliana e Salvatore Stefio, da miliziani mai identificati. Il paese arabo, dopo lo scoppio della guerra in Iraq nel 2003, era tutt'altro che pacificato e l'Italia aveva accettato di aderire alla risoluzione ONU 1483. E quando gli aguzzini gli hanno puntato la pistola, Quattrocchi ha lanciato un grido con queste parole: adesso vi faccio vedere come muore un italiano. E lo hanno ucciso. Fabrizio Quattrocchi è morto così. Da coraggioso, da eroe, simbolo di una nazione fiera ed orgogliosa che non piega la testa di fronte al nemico. Non dimentichiamo mai il suo coraggio. Grazie. Grazie a lei, onorevole Galantino, per questo ricordo a cui tutta l'Aula si associa. Onorevole Emiliozzi, prego.